L'ASL di Teramo festeggia la Santa Pasqua e il lunedì dell'Angelo, effettuando circa 2.000 vaccinazioni anti-Covid sull'intero territorio provinciale. Una campagna vaccinale che non si è fermata nemmeno per le festività. Decisione assunta dalla direzione strategica dell'azienda sanitaria teramana e dalle direzioni di presidio, che hanno, a Pasqua e a Pasquetta, lavorato a pieno ritmo. In particolare all'ospedale Mazzini di Teramo, dove in questi due giorni sono state inoculate dosi a circa 200 persone tra dializzati e i loro caregiver. È importante che abbiamo dato continuità all'attività vaccinale per dare un segno, come possiamo dire, tangibile che la nostra ASL è impegnata su tutti i fronti appunto per debellare questo virus e abbiamo ritenuto opportuno non interrompere in questi giorni la vaccinazione. Difatti sia nella giornata della Pasqua che ieri vaccineremo non solo qui all'interno dell'ospedale ma anche in comuni del territorio. Giorni di festa per tutti e anche per gli operatori sanitari. Per questo i vertici dell'ASL di Teramo hanno deciso di far riposare il personale e di impiegare per la vaccinazione di Pasqua e Pasquetta solo le figure apicali e i dirigenti operativi dell'azienda. L'obiettivo è quello di testimoniare con le figure apicali, che magari qualcuno pensa stanno sempre, come dire, seduti dietro una scrivania, invece c'è stata questa volontà di essere presenti in due giorni, diciamo, che significativi, come può essere quello di Pasqua e Pasquetta. Ci sono anche tutti i dirigenti, capodipartimento delle varie unità operative, perché appunto è importante testimoniare che la vaccinazione è determinante per uscire da questa situazione, per far sì che questa pandemia possa terminare. Bisogna vaccinarsi, bisogna vaccinare tutti, bisogna vaccinarlo in un tempo ristretto, ecco perché anche Pasqua e Pasquetta non si poteva, come dire, segnare il passo, ma di fatto non l'abbiamo fatto perché, diciamo, siamo oggi qui, così come ci siamo stati nel giorno di Pasqua, a vaccinare. Il cronoprogramma della vaccinazione anti-Covid previsto dall'ASL di Teramo da questo momento accelera. Sono previste 2.500 dosi al giorno e la discesa in campo dei medici di base.